150 paesi a New York firmano l'accordo sul clima di Parigi, una cosa che era impensabile solamente qualche mese fa, un primo passo perché poi bisognerà arrivare alla ratifica, una ratifica che alcuni paesi hanno già garantito come Stati Uniti, Cina, Canada, purtroppo l'Europa sarà in ritardo, ma tutto ciò indica come i processi stiano evolvendo in maniera rapidissima. I motivi di questa accelerazione sul clima, che si riflette anche sulle emissioni che sono state stabili nel 2015 rispetto all'incremento dell'economia, cioè hanno già dimostrato la possibilità di effettuare un disaccoppiamento, i motivi, dicevo, sono legati a tre elementi: la irruzione delle tecnologie dirompenti rispetto allo stato di cose esistente, le disruptive technologies descritte nel libro Due Gradi. Il ruolo attivo di alcuni governi, non di tutti i governi, ma di alcuni governi che dopo Parigi hanno assunto misure molto incisive, per esempio per eliminare, ridurre il consumo di carbone, per spingere le rinnovabili, per spingere la mobilità elettrica. Il ruolo sempre più attivo di realtà dal basso, città, imprese, gruppi ambientalisti, mondo scientifico, che stanno dando una grossa mano. E questi tre elementi, tecnologie, ruolo dei governi e spinta dal basso, consentono di sperare che effettivamente da quest'anno e nei prossimi anni le emissioni possano ridursi, quindi consentendo di raggiungere l'obiettivo di 2 gradi e possibilmente l'obiettivo di 1,5 gradi, oltre, non superare 1,5 gradi sui dati della prima rivoluzione industriale.